Salve a tutti ragazzi, bentrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua su Titanfall, ragazzi, versione completa. Incredibilmente siamo qua su Titanfall. Dopo aver visto la beta, siamo qui per scoprire il gioco ufficiale che è uscito proprio a seconda di quando vedrete questo video. Comunque è uscito venerdì 13 marzo. Ok, sono già a livello 7. No, 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 ho sbagliato completamente classe. Volevo prendere il fuciliere. Anzi, no, prendiamo quella personalizzata. C'è anche questa qui. E il tank, giusto così. Allora, ragazzi, parliamo un po' di Titanfall. Allora, più o meno come stile di gioco è rimasto quello della beta. Però ci sono. Ovviamente ci hanno aggiunto un tot di roba. Quali tipo un miliardo di mappe. Dovrebbero essere più o meno 15 in totale. Una roba di 14-15 più o meno. Adesso non so bene di preciso. E quello ninja, cosa pensa di fare? Il ninja questo? Guarda qua. Dove... Ah, perfetto. Oh, mio Dio. Muoio, 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 muoio. Non sono morto perché erano minion. Ora sono morto, ragazzi. Comunque, ragazzi, hanno aggiunto un tot di mappe, infatti adesso sono 14, abbiamo detto. E la grafica l'hanno migliorata veramente un sacco. Perché è veramente migliorata questa grafica. Quella della beta sembrava, cioè, non so neanche come definire. Sembrava un MV2. Cioè, una grafica comunque di 2 anni fa. Quindi, per fortuna l'hanno migliorata. Infatti, il gioco, ragazzi, mi sono spaventato quando l'ho scaricato. Pesa 50 fottutissimi giga. Doppia. Perfetto. Questo qui fa boom. Perfetto. È bellissimo quando fai gli attacchi in mischia che tira i calci. Comunque, ragazzi, sì, forse hanno esagerato un po' col peso del gioco. Perché pesa veramente troppo. Aia, dov'era questo dietro? Oh, perfetto. Cioè, 50 giga. Cioè, arriveremo a un punto, ragazzi, che al posto di darci un CD, ci daranno un hard disk con il gioco dentro già installato. Perché diventano sempre più pesanti questi giochi. Quindi non so come andremo a finire. E un'altra cosa che ho notato quando l'ho installato, che ha installato. Perfetto. Oh, ha installato tipo 34 giga di audio, una roba del genere, 24 giga di audio. Infatti ho notato che, oh mio Dio, per fortuna amico, ho notato che il motore sonoro e tutto il comparto audio è veramente fatto bene. Però bacca boia, ragazzi, 24 giga, stiamo scherzando? Cioè, 24 giga di audio sono metà gioco l'audio, l'altra metà la grafica e le mappe praticamente. Abbiamo il Titan, ragazzi, abbiamo il Titan, vai subito, andiamo a vedere anche questo Titan. Poi, oltre alla beta, avranno ovviamente aggiunto nuovissime armi che si possono sbloccare pian piano nel gioco. Adesso intanto vediamo arrivare il nostro Titan. Siamo sulla mappa, non lo so, perché non ho guardato che cacchio di mappa è, e sinceramente ci ho giocato ancora abbastanza poco, anche perché è appena uscito e non ho ancora imparato i nomi delle mappe, quindi vabbè, abbiate pietà. Allora, le partite durano poco, cioè, confronto a quelle di Battlefield durano niente praticamente, durano più o meno 10 minuti l'una. E quello è morto, ok. E è un gioco molto frenetico come abbiamo visto nella beta, perché è sempre di corsa, non ti fermi mai. Aia, aia, mi hanno bloccato, mi sa. Guarda lo stronzo, dai, metti a testa, bravo, vedo che capisci subito bene come funziona la vita. Perfetto, è un gioco molto frenetico perché comunque sembra che devi fare sempre la stessa roba, invece non è vero, perché comunque con questa cosa dei Titan l'hanno un po', diciamo, cambiato dai soliti FPS che possono essere Ghost o comunque COD. Battlefield già diverso, perché comunque è un gioco molto di squadra. Quindi la torretta mi fa male, però. Perfetto, abbiamo distrutto la torretta. Ricarichiamo, e questo che cacchio pensa di fare? Ok. Beh, volevo beccare qualche Titan nemico da. E quello? No, ho sbagliato tasto, ragazzi. No, assistenza Titan, ok. Andiamo a uccidere qualche Titan, ragazzi, allora. Eccolo. Poi pian piano nel gioco magari vi farò qualche recensione di qualche arma. Aia, no, 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 no. Non mi ucciderete mai. Mi ha tirato uno di quei calci. Fugatela. Perfetto, allora, ci siamo fugati dal Titan. Ehi, amico, amico, come stai? Perfetto. No, non mi ucciderete, vi giuro che non mi ucciderete. Invece mi uccideranno, mi sa.
Ok, allora, stavamo dicendo, non mi ricordo più, quindi passiamo a parlare, ragazzi, non lo so, facciamo un po' di videos, uccidiamo questo Titan. Ah, ovviamente i soldati possono avere le armi anti-Titan, e quello lì muore subito, quello lì muore subito, vuoi vedere come muore subito? Avevo detto che moriva subito. Oh mio Dio! Per fortuna sono minion. No, però non muoiono. Vittoria, ragazzi, quindi la partita è già finita addirittura, quindi magari ne parlerò meglio nel prossimo video. Comunque, vi hanno detto che è un gioco abbastanza frenetico, comunque non ti fermi mai. Ed è molto divertente giocarci, soprattutto per cambiare un po' dal solito Battlefield o COD soprattutto. Secondo me è una buona variante di Call of Duty, perché sinceramente Call of Duty ha veramente rotto le palle. Cioè, a me poi, magari ci sono i fan di COD che adesso, cioè, non ho niente contro di loro, ovviamente. Però se, a chi piace COD non posso farci niente. Però secondo me, a me che sinceramente COD mi ha un po' rotto le scatole, mi sembra una buona variante da giocare quando mi sono rotto di giocare a Battlefield, no? Per variare un po'. Quindi, ragazzi, la partita è finita, non capisco perché non finisce la partita, però è sempre così, non so perché. Ah, perché dobbiamo distruggere questo. Ok, quindi distruggiamo codesto. Ti ucciderò, amica. No, 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 dove cacchio pensi di andare? No, ok, finita la partita, ragazzi. Non abbiamo fatto il tempo a distruggerla. Ma quella lì è amico, perché gli sto sparando. Fail. Ox, ragazzi, è finita la partita, bene. Se il video vi dovesse essere piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like. Mi raccomando, per me conta veramente tantissimo. Commentate questo video dicendomi se l'avete comprato, se vi piace. Cosa ne pensate? E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per supportarci al 100%. Con questo vi saluto, arriveranno presto altri video di Titanfall, perché è un gioco che mi gusta abbastanza. Quindi, ciao ragazzi!